Lavorare da casa nel 2020, una cosa fattibile o un sogno? Beh, facciamo un po' di chiarezza. Io ho iniziato, come la maggior parte delle persone, a lavorare in ufficio. Quindi la sera puntavo la sveglia, vedevo quanto tempo addirittura mi rimaneva da dormire. Non so se vi ricordate quel maledetto tipo di sveglia che faceva questo giochetto. Ragazzi, come vi siete permessi di inventare una cosa del genere? La gente non vuole sapere. Puntavo questa maledetta sveglia, avevo l'ansia, perché non volevo andare a lavorare, non avevo voglia di vedere i colleghi, non avevo voglia di sentire il loro odore, non avevo voglia di sentire il loro profumo, il loro respiro, insomma, non avevo voglia di stare in ufficio. Odiavo il capo, odiavo il mio cassetto, odiavo il mio mouse, odiavo il mio monitor. Beh, molto presto, con tutto questo odio, mi sono organizzato e mi sono lanciato. Ho detto, ragazzi, dimissioni, lavoro per i fatti miei. Erano forse 15 anni fa, gli anni in cui era molto più facile fare siti web, quindi la prima cosa che mi sono messo a fare era fare siti web. E ho cominciato come tanti, quindi cercando i miei piccoli clienti qua per Torino, e la sera mi occupavo già di fare formazioni per corsi di vendita. Beh, ragazzi, ho iniziato mettendo un asse di legno su due cavalletti da tappezziere, mettendoci un monitor a tubo catodico pesantissimo, forse pesava 200 kg, pagato 800.000 lire, me lo ricordo ancora bene, e ho cominciato a fare il mio lavoro di sviluppo siti web. Io scrivevo annunci per un'agenzia, quindi avevo tutta la parte di copy dalla mia, un po' di programmazione ce l'avevo, e quindi io cominciavo a buttare i miei primi siti web e a venderli. Diciamo che facevo anche qualche soldino, non era male, ero in piena bolla internet e me la sono goduta. Le prime impressioni sono state appunto quelle di libertà. Non dovevo alzarmi il mattino, non dovevo vedere i clienti, non avevo un capo, ero padrone di fare quello che volevo, quindi potevo andare in palestra, potevo andare a portare giù il cane, potevo uscire con le ragazze, potevo fare quello che mi piaceva di più. Non mi sentivo quella pressione addosso di dover fare qualcosa per forza, ma ero padrone nel mio tempo. Tutto questo però non è durato molto, perché la prima impressione che ho avuto quando ho avuto carichi di lavoro era che rimanevo in quella stanza e non ci uscivo mai. Lavoravo, andavo dall'altra parte, mangiavo, ritornavo, lavoravo, andavo dall'altra parte, dormivo. E questo tutto il giorno, così. Non uscivo mai da quel quadrato di casa mia dell'epoca. Quindi cosa è successo? Dopo un po' il mio lavorare da casa si è trasformato, mi affitto un ufficio e vado a lavorare in un ufficio, almeno esco di casa. Ero diventato veramente un eremita e rimanevo in casa a lavorare con la barba lunga e tipo il cibo sparso per casa, insomma uno schifo che non era salutare. Ero giovane, ero forte, però ho deciso lo stesso di mollare quello stile di vita. Forse tenere un ambiente domestico soltanto per stare a casa ho ritenuto essere la soluzione migliore. Quindi ho cominciato a lavorare, affittarmi in un posto, in un ufficio esterno. Quello su cui voglio mettere il punto con questo video è che lavorare da casa molto spesso non è un voglio stare in casa. Cioè, forse magari se vuoi gestire i tuoi figli o gli animali domestici è la soluzione che rimane migliore, ma molto spesso le persone che mi dicono Marco vorrei lavorare a casa, in realtà non vogliono lavorare da casa, ma non vogliono fare la vita che stanno facendo perché è una vita insoddisfacente. Quindi ragazzi, come si fa per cambiare vita e poter lavorare da casa e avere quella libertà di dire ok, faccio quello che gestisce il proprio tempo? Beh, innanzitutto dovete avere delle skill di base per poter dire ok signori, vi saluto, io vado per la mia strada. Se non sapete fare nulla, è molto difficile dire ok, lavoro da casa. Ricordatevi che tutto quello che vi regalano sul web come facile in realtà non lo è. Lavorare da casa implica il fatto che voi sappiate fare un mestiere, tipo io sono un marketer professionista e il marketing è un lavoro artigianale, lo devi imparare, lo devi fare come apprendistato, devi aver preso i calci nel sedere, aver sbagliato, testato, eccetera, eccetera. E poi puoi permetterti di dire, ok, faccio marketing per altri. Non è comprando un corsicino che diventerai un marketer, ma è studiando marketing e praticando tanto marketing. Consiglio sempre un percorso umanistico di scienze comportamentali per capire proprio la mente umana e skill tecniche, quindi lavorare su strumenti tecnici. Questo insieme ti fa capire molto facilmente come funziona il criterio di acquisto delle persone e come svilupparlo nel digital. Bene, quindi se tu vuoi fare questo tipo di percorso devi cominciare a studiare seriamente per metterti in carreggiata da solo e dire ok, lavoro da casa e mi offro come marketer. Ci sono anche altre soluzioni, per carità.
Tu potresti fare assistenza a customer care, potresti fare il sales. Il sales è uno di quei lavori che è gestibile da casa, che è molto ricercato dalle aziende. Tutte le aziende vorrebbero una persona che fa da account e procaccia clienti, ma non se ne trovano. I sales manager bravi che lavorano da remoto rimangono per le aziende per cui lavorano, perché queste aziende ovviamente li pagano bene e se li tengono. Noi siamo una di queste aziende, infatti i nostri sales sono molto bravi, è stato molto complicato trovarli, formarli, a volte formarli da zero, però comunque devo dirvi la verità, fanno un buon lavoro, lavorano da casa, sono autonomi e riusciamo ad avere un rapporto remoto che funziona molto bene, ci sentiamo spesso, oramai gli strumenti lo permettono, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, se volete lavorare da casa veramente, la cosa che dovete fare è avere sicuramente una base di qualcosa. Se non sapete da dove iniziare, cominciate a studiare. Marketing digitale è quello che oggi ti permette di fare il lavoro remoto in maniera più semplice. Per dirti, puoi fare programmazione, grafica, contenuti, advertising, eccetera, eccetera. Il marketer professionista è quello che sa fare tutto questo, però tu potresti specializzarti, che ne so, in creazione contenuti. Noi abbiamo una bravissima copy che lavora per noi, che ci scrive gli articoli, e lei lavora da casa. Lavora tantissimo, non ha tempo proprio neanche di prendere un lavoro in più, perché ha il mese pieno. Puoi fare anche tu questo tipo di vita? Certamente puoi lavorare da casa, sì, ma devi metterti in condizioni di dire, ok, devo studiare, devo mettermi in condizioni per imparare a fare un mestiere, perché non c'è uno schiocco di dita per poter dire ok, da domani molla il tuo lavoro in fabbrica che non ti piace, o il tuo lavoro da impiegato che non ti piace e lavora da casa. Ok, però manca un grosso pezzo. Cosa fai? La verità che ti posso dire, che segue il filone di tutti i miei video che dicono la verità sulle cose, è proprio quello di non illuderti. Quindi mettiti sotto, tirati sulle maniche e lavora. Ho conosciuto persone che si sono buttate nel mondo delle vendite e hanno detto ok, vado, mi butto, e sono riuscite. Poi non è stato facile, all'inizio non vendevano niente, erano solo lì al telefonare a prendere no, poi piano piano hanno cominciato a fare le prime vendite e adesso magari hanno uno stipendio di tutto rispetto. Un'altra domanda che mi viene fatta molto spesso è: Marco, ma quanto si guadagna a lavorare da casa? So che popolo di YouTube vuoi sapere le cifre, e io allora ti dico delle cifre indicative. Guarda, conosco persone che lavorano da casa che fanno 5.000 euro al mese come niente, ovviamente sono in partita IVA e sono lorde, quindi fatti i tuoi calcoli. Però poi conosco anche delle persone che ne fanno molti meno, perché comunque hanno appena iniziato, sono piccoli freelance, insomma fanno quelle 500-600 euro al mese, però intanto per iniziare va bene, magari sono persone che non hanno le bollette da pagare. È chiaro che se tu hai un contratto a tempo indeterminato da 2.000 euro al mese e mi dici mi sono rotto, voglio lavorare da casa, beh ragazzi, mettiti i soldi da parte, perché dovrai farti un bel mazzo per imparare a fare le cose che ti servono per poter dire ok, da imprenditore, da freelance, guadagno 2.000 euro nette. Perché dovrai faticare veramente molto. La verità è questa, però si può fare veramente. Scordati tutto quello che è 4-hour week work, perché non è vero, non lavorerai mai 4 ore alla settimana, lavorerai sempre molto, forse più di prima. Chiaramente però lavorare come ti piace è molto meglio che lavorare come non ti piace. Bellissima questa frase, vero? Si vede che sono uno che ha studiato la retorica. Ragazzi, per questo video è tutto, è un video un po' diverso, in realtà sto sperimentando luci, colori, ritmo di narrazione, tipo di video, keywords, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché il mio canale YouTube è anche il canale che utilizzo per testare quello che piace al mio pubblico, ma io mi occuperò sempre di divulgazione, di divulgare cose che interessano. Quindi, dal marketer più scorretto della rete è tutto quanto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi raccomando, monetizza!